Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Raku e oggi siamo tornati qui su Marvel Snap. Come potete vedere siamo a 99, a soli 7 cubi dall'infinito e oggi proverò in tutti i modi ad arrivare appunto a 100 all'infinito. Per provare ad arrivare all'infinito andrò ad usare secondo me il deck migliore che ho, quello più competitivo, e cioè un Thanos Control un pochettino particolare. In realtà doveva essere un Thanos Lockjaw, l'ho già usato, è il deck della regia. Doveva essere un Thanos Lockjaw, ma con Lockjaw non mi ci trovo per nulla bene. E quindi questo qua è il deck. Counteriamo al massimo i deck Destroy. E poi ce la possiamo cavare bene anche contro qualsiasi deck, tranne contro un vivente, se proprio siamo molto sfortunati contro il vivente e ce ne va a perdere. Quindi non indugiamo e andiamo subito a giocare. Speriamo che manca semplicemente una partita per arrivare all'infinito e non di più. Magari una bella vittoria da 8 cubi e ce la togliamo subito, ma non penso che arriverà. Ci vediamo subito in partita, ragazzi. Avversario trovato, siamo contro Bree. Allora, intanto abbiamo una bella mano d'apertura, posso dire. Una bella bella mano d'apertura. Andrà a giocare come sempre un Ant-Man a sinistra. Mossa standard. Non abbiamo neanche una gemma, però abbiamo Thanos e Iron Man, che già un campo da solo possono andare a vincere. Ok. Aggiunge ninja con meno 2 di forza su ogni lato. Io andrei a giocare un armor. In realtà andrei a giocare al centro armor, perché se lui ha un destroy. No, anzi andrei a giocare a destra armor. Scelta migliore. Ok, lui è Electro. Ha Swarm, quindi molto probabilmente un discard il suo. Molto probabilmente un discard. Ok, io andrò a giocare un Mr. Fantastic tranquillissimo al centro. Vado a dare più 2, più 2, più 2. Mi gioca Nakia. Ok. Quarto turno. Aggiunge di nuovo vincere con meno 2 di forza su ogni lato. Allora, io andrò a giocare la Reality tanto per giocare qualcosa, anche perché non ho nulla. Mi sa che questa partita è persa, non ho niente in mano. Niente, niente, niente in mano. Vediamo cosa fa l'opponente. Lady Sif. Ah, la carta di costo maggiore è Angela. E ha due carte in mano. Ok, ai tiri a sinistra non si possono giocare più carte, vero? No. Ok, in realtà va completamente a nostro favore. Perché se io gioco un Iron Man a destra, che già sono in vantaggio di 5 a destra, e poi gioco Gazzar che va a dare più 2 di forza a ognuna di queste carte, è vinta. Lui non ha carte forti neanche in mano, quindi andrà a giocare un Iron Man a destra. Per poi andare a giocare Gazzar come ultima carta. Siamo andati a 6, con Gazzar andiamo 4... Praticamente più 8, quindi a 14. Lui dovrebbe giocare una carta da 14. Secondo me non ce la fa. Andiamo a giocare anche Kazar. Così vinciamo anche il campo a sinistra. L'ho giocato al centro. Ho giocato America Chavez. E andando a giocare a Kazar, abbiamo vinto da 4. Ottimo inizio per questo Road to Infinito. La prima partita che siamo andati a portare a casa da 4. Quindi mancano gli ultimi 3 cubi per infinito, sperando di non andare a fare cappellate. E ci vediamo subito nella seconda partita di oggi. Eccoci qua, siamo contro Zack. E abbiamo praticamente quasi la stessa mano della scorsa partita. Gli effetti della scoperta sono raddoppiati in quel campo. Gioco io per primo, io vado a cambiare subito. Perché se lui ha un deck alla scoperta è finita. Quindi lo vado a cambiare. Le carte non possono essere giocate lì. Ovviamente lo ricambio perché erano raddoppiate. E chi sta vincendo in questo campo? Più 3 di forza negli altri. Ok, una carta casuale lì per ogni giocatore. Allora, siccome qui andrò a giocare tante carte, io andrò a giocare a Ant-Man intanto. E poi una Soulstone al centro, che male non fa. Anche se era meglio magari la Soulstone a sinistra. Però alla fine è quasi uguale, quindi va bene così. Lizard. Ok, quindi molto 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 probabilmente l'opponent ha Enchantress. Molto 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 probabilmente l'opponent Enchantress, per togliere Wizard, magari uno di quei deck che è tipo con Red Skull e queste cose qui. Ok, Daredevil. Morbius per lui, che non ha un discard, quindi in realtà non gli serve praticamente a nulla, credo. Se non occupare un posto. Allora, io andrò a giocare Kazar a destra.
Non credo che un deck come il suo utilizzi. Però potrebbe in realtà. Quindi andrà a giocare Armor e la Power a destra. Potrebbe giocare uno di questi deck Shang-Chi, effettivamente. Quindi andrà a giocare così. Per prendere a giocare Devil, che è Juggernaut. Va benissimo proprio. Quindi noi siamo andati a riempire il campo al centro. Non buono. Per niente buono. Lui ha Daredevil e io ho la precedenza. Quindi andrò a giocare semplicemente un Blue Marvel a sinistra. Questa è la mia giocata. Così non vedo dove metto Devildino. Lui va a completare il campo aereo. Perché non mi ha mosso Blue Marvel? Sposta nel campo di questa carta l'ultima carta avversaria giocata. Ah, ok. L'ho giocata lì, quindi niente. Allora, io sono 10 in vantaggio qui. 6 in vantaggio qui. Andando a giocare Devildino prenderei un più 4, quindi 8-11, quindi mi converrebbe rispetto a Thanos. In realtà qui andrei no a più 10, ma pensi a più 13. E qui andrei a... sì, Devildino qui e la Space Stone qui. E mi sa che snappo anche perché è vinta. Anche perché Izzard gli perde pure forza. Vediamo come va, se la dobbiamo riperdere da 4 e quindi andare a pareggiare. Oppure se arrivare ad infinito così. Lui ha giocato una carta di là. Se è Galactus vinciamo comunque noi, credo. No, 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 se Galactus non vinciamo noi. Magneto. Che prende Mr. Fantastic. E quindi, ragazzi, siamo andati a vincere anche questa da 4. Ho avuto tanta, tanta, tanta paura, forse Galactus. Davvero tantissima paura, ma in realtà no, e quindi finalmente sono riuscito ad arrivare all'infinito. È un bel achievement, anche la scorsa season sono arrivato all'infinito. E possiamo prendere finalmente questo bellissimo dorso di Daken, che a me sinceramente sembra il dorso di Wolverine, però è il dorso di Daken, anche perché era la stagione di Daken, c'era pure l'Avatar. E niente, adesso ci andiamo a fare l'ultima partita perché sennò il video viene cortino. Per festeggiare questo infinito andiamo a perdere una partita col deck magari di Ultron. Vediamo, per festeggiare l'infinito ovviamente una partita la devo perdere. vediamo cosa succede. Siamo contro il Mosca che ha un bellissimo avatar che sembra Naruto, ma ovviamente non lo è. Non so cosa, forse è Phoenix, sì, probabilmente è Phoenix. Allora, io andrò a giocare Misty Knight a sinistra. Lui ha giocato Sunspot. Ok. Più 2 di forza. Ottimo con Wasp questo più 2 di forza. Ottimo, ottimo, ottimo. Lui potrebbe avere il deck con Alto Evo. Non lo metto in dubbio. Infatti ha anche Nebula. Il testo delle carte lì non si attiva. Allora, io andrò a giocare un Cosmo a sinistra. Così nel prossimo turno gioco Kazar. Poi Blue Marvel e poi sperando che da Ultron, appunto. E infatti Alto Evo. Ciclope era la scoperta? No. Più 5 di energia durante questo turno. Allora, io ovviamente potrei andare a giocare Onslaught, ma se gioco Onslaught poi non posso giocare più niente praticamente. Quindi andrò a giocare Kazar più Blue Marvel qui. In questi. Sì. Eh sì. Per forza. Nebula si prende un bel po'. Però con Professor X. Vabbè che c'ha Misty Knight ovviamente. Armor a 5. No, è andato sicuramente più lui. Mi sa di sì. O pari? No, pari forse. Siamo pari, ma lui ha Misty Knight, quindi non saremo pari per tanto tempo, ecco. Lì il testo delle carte non si attiva, quindi Debris non può dare la scossa lì, e la gioco semplicemente per giocarla. Ma la partita è persa. Sperando che lui qui non ci gioca, così gli va la roccia, ma anche se non cambia comunque nulla. Anche se gli va la roccia, ma comunque ha giocato. Wave. Che non si è attivata per Cosmo. E infatti ha vinto lui il campo lì. Il campo qui non lo possiamo andare a vincere. Perché 8 più 3 fa 11. Più 2
13, no, lo pareggiamo, ma comunque lui c'ha Ciclope, Sunspot e tutte quelle carte lì. Quindi a lui basterebbe praticamente non giocare per andare a vincere. Ma comunque per la scienza, vediamo, Dottor Doom. Ah, giustamente c'era Cosmo, neanche me ne ero accorto, ma comunque a destra, cioè neanche me lo ricordavo. Ma comunque a destra non la vincevamo comunque, cioè avevamo praticamente le mani legate. Si fosse attivato Ultron, la sarei andata ovviamente a vincere, però il mio Cosmo non l'ha fatta vincere. Ma comunque, l'importante era raggiungere l'infinito in questo video e ci siamo riusciti. Quindi vi dico che per oggi è tutto. Lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante. Bella ragazza, alla prossima.